36 incidenti mortali solo in provincia di Perugia nel 2020, uno in più rispetto al 2019, un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale. In Italia, complice il lockdown, il numero di decessi dovuti ai sinistri si è ridotto drasticamente, passando dai 3.173 del 2019 ai 2.395 dell'anno scorso. Ora, spiegano i rappresentanti istituzionali, bisogna invertire la rotta. Va proprio in questa direzione la firma del protocollo d'intesa tra Prefettura e Università degli Studi di Perugia. L'accordo prevede la realizzazione di una piattaforma informatica attraverso la quale effettuare una puntuale rilevazione statistica degli incidenti stradali e nella quale confluiranno in maniera dettagliata tutti i dati relativi ai sinistri rilevati da forze dell'ordine e polizia. Ci consenta di avere un monitoraggio momento per momento di tutto ciò che succede per strada, per poter avere, come dire, la migliore intelligenza possibile delle cause di questi incidenti, che sono nella gran parte legati, senz'altro legati al fattore umano. Tra gli obiettivi, oltre al potenziamento degli interventi di educazione alla guida sicura nelle scuole, anche quello di migliorare le condizioni della viabilità, dalla manutenzione delle strade all'illuminazione e all'adeguamento della segnaletica. A realizzare la piattaforma saranno gli esperti del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Ateneo Perugino, con il coinvolgimento degli studenti. Stiamo cercando di individuare quali sono le casistiche attraverso le quali poi nel rilevamento di ogni singolo incidente gli operatori dovranno inserire. Io credo che nei primi mesi dell'anno sicuramente i dati saranno raccolti, ma è molto probabile che già a metà del prossimo anno noi avremo una prima base statistica analizzata sull'anno 2021.